Mentre saliamo a bordo di Emotion, dobbiamo ricordarci che questo yacht è lungo 38 metri. Questo perché su questa barca gli spazi e tanto altro può farci pensare di essere su una barca molto più grande. Quest'area di poppa è in diretta comunicazione con l'interno, infatti dietro questa porta in vetro troviamo due divanetti ad elle, contrapposti a questo ampio divano esterno. Questa porta in vetro permette, quando aperta, di mettere in comunicazione esterni ed interni, favorendo la ventilazione naturale. Questa wine cellar è una vera opera d'arte e consente all'armatore e ai suoi ospiti di godere anche dei piaceri di Bacco a bordo con più di 150 bottiglie pregiate. Eccomi qua, sono nella cabina armatoriale di Emotion e la particolarità di questa cabina è di avere una terrazza privata sul mare. Nei bagni, alla mia destra e sinistra, abbiamo due skylight. Al ponte inferiore troviamo quattro cabine, due matrimoniali e due doppie, ognuna con i propri servizi. Degno di nota è lo spazio nei bagni che spesso sono sacrificati. La scala collega tutti i ponti interni di Emotion e, grazie allo skylight che poi vedremo sul sunback, è illuminata naturalmente. La scala è in vetro e dà la sensazione di essere sospesa tra un ponte e l'altro. D'altronde gli armatori avevano chiesto che la scala fosse, insieme alla lobby, il fulcro centrale del progetto di Emotion. Sono sull'upper deck e qui sono nel salone, direi, principale, con il bar, tavolo da gioco e un bel divano. Andiamo fuori. Questa gru, oltre a movimentare i tender, serve anche come comodo bancone bar. Andiamo verso prua. Al di là dei due divani e della zona prendisole, non possiamo non prestare attenzione a questi ampi skylight, che sono una soluzione tecnica ricorrente a bordo di Emotion per illuminare naturalmente gli ambienti sottostanti. Questa zona living di prua permette agli ospiti di intrattenersi lontani da una banchina affollata o per godere di uno splendido tramonto. Dalla tuga si accede alla zona tecnica di prua, che porta anche agli alloggi equipaggio. Questo yacht è dotato, come una nave, di un'aletta di manovra a sinistra e una a dritta. Eccoci nella plancia di comando, che è estremamente ergonomica. Gli strumenti sono posizionati in modo da non ostacolare la vista. Sul piano verticale abbiamo gli strumenti di navigazione,
mentre su quello orizzontale, al di là dei vari controller, bow thruster, stem thruster e manette, troviamo un monitor per il controllo dei motori. Dallo studio del comandante è possibile accedere alla lounge dell'upper deck. Come nei grandi yacht, la cabina del comandante è accanto alla plancia di comando. Al di là del grande prendisole ed una comoda zona living, al servizio della quale troviamo anche un grande bancone bar, l'armatore ha voluto anche una zona fitness. Sicuramente non potrà lamentarsi della vista da qui. Troviamo uno skylight che illumina la grande scala interna, motivo centrale che mette in comunicazione tutti i ponti di Emotion. Nella parte più a prua del Sundeck c'è anche una grande jacuzzi con vista diretta sul mare. Dimenticavo, ma sono sicura che a voi non è sfuggito, il grande hardtop permette di fruire della zona living del Sundeck anche durante le ore più calde della giornata. Inoltre la zona prodiera dove sta il jacuzzi può essere separata con una porta a vetri per proteggere la zona living in navigazione dal vento. La swimming platform è un tutt'uno con il beach club. Al di là del comodo divano, trovo ottima la soluzione di questo day head, molto comodo quando si esce dall'acqua. Sicuramente Emotion è molto bella, ma la cosa a mio parere più interessante di ogni imbarcazione è l'aspetto tecnico. Questo yacht è spinto da due motori MAN da 800 cavalli l'uno, che le permettono di navigare comodamente a 10 nodi con un'autonomia di 5.000 miglia. È impossibile non accorgersi anche in questo piccolo dettaglio della lunga esperienza del cantiere e del progettista di Emotion. Infatti la potenza installata è estremamente contenuta rispetto a barche di queste dimensioni. Questo permette di massimizzare l'efficienza dello yacht. Il cantiere Rosetti Super Yachts è poco conosciuto nel mondo della nautica, ma non si può dire lo stesso nell'ambito della cantieristica commerciale. Rosetti Marino infatti è più di 100 anni che costruisce navi commerciali, specializzandosi ultimamente nella costruzione di mezzi nel mondo dell'oil and gas. Rosetti ha scelto per questa sua prima imbarcazione di affiancare il proprio expertise a Sergio Cutolo di Hydrotech. Sergio Cutolo, oltre alla carena, ha curato anche la linea dell'imbarcazione, mentre gli interni sono stati affidati a Burdisso Capponi Yacht Design.